Caso strano l'ho stufato. Vabbè, ma insomma non è che c'è da dire tante cose, cioè. Sono tipo le 1:30, saranno quasi 1:45. Lui si sta facendo un aperitivo. Tardivo. Cosa che non famo mai, cioè nel senso lui la sua celestina beve, non bevo mai. Quindi con un chi era? Cioè lui saluta le donne? No, salutavo voi. Scherzo. Quindi io con. Braglia sì, lo salutavo le donne. Con uno di questi sarò già a gallina. Ah, c'è anche Ughezio Panezzo, qui sotto, che è rimasto simpatico a tutti questo Panezzo. Sto aspettando, aspettate ve lo faccio vedere. Ugo, saluta! Ah, vi devo far vedere Baldo perché è la fine del mondo, Baldo. Io credo che vedi. No, perché quel video pezzettino poi non l'ho messo. Comunque, ho ordinato della roba online, no perché voglio staccare poi. Ho ordinato della roba online, troppo figa, delle palette troppo fighe. E degli espansori, che coppia di espansori pagati 2,30€, ma vi farei vedere che espansori. Quindi dai, sto aspettando tutto con ansia e mi faranno patire le pene dell'inferno, perché naturalmente dalla Cina ci vuole un botto, il pallino comunque là a Camilla non è qua. Quindi vediamo cosa viene in questo weekly vlog. Ciao, saluta, ciao. Vi volevo far notare una cosa, che sulle labbra non ho niente, e se un po' io esco senza niente sulle labbra, sti cazzi, sto cazzo insomma. Praticamente quant'è che siamo fuori? 2 ore? Neanche. Mi sono data il quello della L'Oreal. Vabbè, bevuto. Vabbè, l'altra volta ho bevuto, ho mangiato e è rimasto. Quelli della L'Oreal nel tubetto tipo dentifricio. Va bene, salute Cami, va bene, era uno di quelli chiarissimi, quello viola, e piace a me quel coloretto viola, però non reggano niente. Ora vediamo se quello rosso scuro regge un po' di più, ma mi sa che anche lì è una bella ciofecata. Comunque la durata che hanno i miei peli normali ce l'ha messo, quindi non possiamo pretendere troppo dalle altre marche. Si sta stirando, vabbè. Passa all'aereo. Buongiorno! Buongiorno poco perché il tempo fa cagare. Devo dire meno parolacce, perché veramente ne dico un'esagerazione. Il tempo fa schifo. E, ieri vi avevo fatto, volevo fare il weekly vlog. Perché mi impunto? Il weekly vlog. E però non lo fa, cioè la faccia questa è appena alzata, sono le 10. Lui roga quando piscia perché sente gli altri cani. Questo mi sta facendo girare le palle, ora appena riesco, vedi, non riesco a non usare parole indecenti perché sono nel mio linguaggio. Ugo, andiamo! Quindi vi attaccherò soltanto un mini pezzettino di quanto? Di 3 minuti? Di quando sera ieri in città a fare l'aperitivo. Questo è il giacchetto che ho trovato, l'ho trovato dove non ci vedrete mai, in una casa abbandonata. E, lavato e tutto, ed è nuovo. E penso che in questa casa abbandonata ci facessero, ci dopassero i cavalli, perché c'erano tutte le siringone grandi con tutti i farmaci per cavalli. Ovvio, ora si attacca a staccagni cosa, vi. Comunque, e niente. Quindi l'ho preso, l'ho lavato e me lo metto. E quindi niente, vi metto questi 3 minuti perché? Perché non avevo spazio nel mio telefono, perché c'è tutte le foto vecchie della mia mamma che li devo ancora mandare. Alcune gliele ho mandate, però ci devo guardare per bene perché gliele voglio mandare tutte per benino. E poi devo comprare una memoria esterna perché comunque ho tante di quelle cazzate dentro, tastiere, temi, di tutto. E quindi vabbò, anzi vi farò vedere cosa ho nel cellulare prima o poi, perché veramente c'ho un sacco di cose a ruccia. E quindi ho detto, li faccio, aspetta Ugo, vai, li faccio il weekly vlogs. E quindi ora siamo a domenica, ieri era sabato,
ho visto un video di Gloria per caso, perché non guardo più Gloria, non so perché. Sinceramente non c'è un motivo, non la guardo e basta. E ho visto che sta andando da un sacco di parti a Amsterdam, Miami, New York. Beate loro. Secondo me comunque sono tutti video che li fanno fare questi viaggi, perché la gente si mette da parte i soldi e ci fa il viaggio e fanno bene. Comunque, adesso oggi pomeriggio voglio andare in città perché ho trovato una cosa fighissima all'OVS. A parte che voglio comprare un giacchetto ghepardato. Ghepardato sul blu, peloso. Io voglio vedere quando non porterò più questa roba cosa ci fa, però non costa tanto. Anche se ne ho trovato una alla Benetton da 80 euro, da bambina, che ha tre strisce, una bianca, una rosa, una nera, che è la fine del mondo. È da bambina, ma mi va perché ho 15 anni, perfetto. Però, riga, 80 euro. Ce le spendo poco volentieri perché ce n'ho tanti di giacchetti, tanti, tanti. Perché il giacchetto è una cosa che a me mi piace molto e quindi ce n'ho tantissimi. Quindi adesso vediamo se anche... Oh, qua c'è il canino legato. Allora, tutte voi mi avete detto... no, tutte voi, una ragazza mi ha detto di poter chiamare l'ONU, mi sembra, per questo cane legato. Però bimbe, non è semplice, perché comunque ha dei padroni. Ciao patatina! Ha dei padroni che purtroppo... Ciao amore! Ciao buccolo! Te zitto, Ciao! Ma ciao angelo bello, ciao, ma sì che siamo meravigliosi, sì. E comunque non è bello poi portar via un cane a un padrone, quindi cioè non è una cosa semplice anche da decidere. So che però fuori ce lo portano, perché io non l'ho mai visto, perché comunque io fuori... Ah, Ughino, amore, piano, lui è tremendo, ruga a tutti, cioè guarda, non strazio. E quindi non è semplice prendere una decisione del genere, ragazzi. Voi le cose le fate semplici, ma io, per come sono fatta caratterialmente, prendere una decisione del genere è importante, perché comunque togli un cane a delle persone che comunque per loro può essere... Cioè loro gli vogliono bene magari a modo suo, anche in maniera sbagliata, però è così, vabbè. E quindi niente. E si passa di là? No, perché poi di là c'è troppa gente, ritorniamo indietro. E quindi voglio andare all'OPS perché ho scoperto, allora, hanno tolto la Essence, però hanno messo una nuova marca che io non mi ricordo come si chiama, della quale ho un illuminante stick, e c'è una palette di illuminanti che costa 7,90 euro, c'è 4 illuminanti e c'è una stella. Ora io non mi ricordo come si chiama, l'ho vista in un video di quella ragazza dell'Edi e la Deborah Fulli insieme, che io le guardo solo perché fanno... Allora, sinceramente a me non piacciono, nel senso, sono... Non piacciono... Allora, ho visto alcuni video che fecero all'inizio e mi erano piaciuti tantissimo, mi erano simpatiche, giovani, carini, sprizzanti. Sono sprizzanti, ok, però sono secondo me molto... sono uguali a tutte le altre, capito? Solo per quello che io non le guardo. Però le guardo... Non le guardo, però le guardo, cioè... che non mi sono iscritta, per esempio. Però le guardo perché fanno, almeno la Deborah, perché l'altra, non mi dico io, almeno mi si chiama, l'altra no, ma la Deborah fa dei trucchi che sono pazzeschi. E quindi hanno fatto vedere queste palette, hanno fatto il confronto di alcune palette di illuminanti, figurati se non guardo un video con le palette di illuminanti, e questa l'avano fatta vedere, confrontandola con quella della Mulac, che era una sega in confronto a quella della Mulac. La Mulac, oddio, però anche quello della Mulac costa 39 euro la palette illuminanti. Mi scoccia troppo spendere 39 euro per una palette illuminanti, sinceramente. E quindi prendo quella a 7,90, anche perché ci hanno ad arrivarmi dei fake. So che sono dei fake, ma io con alcuni fake mi sono trovata benissimo. Per esempio la palette della 360 della Morpheus, la fake, di cui vi lascio qua su nel pallino il video, perché ho scoperto come si fa a mettere i video nei pallini. Cioè, ma chi sono io? Batman? No, l'uomo ragno, sono rossa stamani. E quindi ve la metto qua su. Per esempio quella è una palette che io ho pagato, penso 4 euro,
Eppure, cioè, io mi trovo da Dio. Certo, magari non avranno la scrivenza che hanno quelle della Morpheus, perché altrimenti, però, bimbe, sono comunque, per il prezzo che hanno, comparabili. Poi certo, c'è chi magari non le userebbe perché non sanno cosa c'è all'interno, quello io è giusto, anche se io ho la pelle come un cinghiale. Ora, già che questo, allora, stanotte me lo sono tolto, perché comunque non riesco a dormire con questo tanfo così, e in una notte ha riperso 0,04 mm, e questa cosa mi fa impazzire, cioè, ora devo prenderne uno piccolo, comunque di orecchini normali, questo è da due, perché ho preso delle coppie da due che mi devono arrivare, che quando mi arrivano, se non ce l'ho pronto l'orecchio, impazzisco. E poi figliole, c'ho. Allora, lunedì 13 io dovrei essere a Lucca, quindi oggi è domenica, cioè domani. E ora, siccome devo fare una cosa che poi vi racconterò, tutte mi avete, io ve l'avevo già detto, l'avrei fatta, e tutte, no Cami, non farlo, Cami lo farà, se non riesco adesso lo faccio comunque quando ritornerò, perché devo andare via, vado via di qui per un periodo, e quando torno comunque avrò dei soldi messi da parte, e allora a quel punto la faremo sia io che Aline. E mi farò, cioè no, ci faremo lo split tongue, quindi mi taglio la lingua. E ce la vogliamo fare tutte e due, solo adesso me la farei io, se riusciamo. Devo solo vedere se mi entra la disoccupazione. Se mi entra la disoccupazione lo faccio, perché ragazze, costa una balla. Cioè, se vi dico quanto costa, cascate per terra. Però comunque una cosa che ti dura tutta la vita, la puoi pure riattaccare se non ti dovesse piacere. E non la riattaccherò mai, non mi sono mai tolta un tatuaggio e mi vergogno una ladra e la gente mi veda così, però. E questo ragazzo è uno dei più bravi a farle in tutta Italia. E niente, ora lunedì ci dovrei avere questo colloquio a Lucca, perché lui è di Milano ma va a Lucca in questo studio Eternal Graphic, una cosa del genere. Andiamo amore. Ughi? Ughez? Ubi? Andiamo. E quindi niente, lunedì abbiamo il colloquio, io sono vestita a casa, non c'è fatica. Andiamo Ugo, no, là no, lo sai che c'è i canini, dai. Abbiamo. Via giù, passiamo di qui. Abbiamo sto colloquio per comunque per parlare, perché mi deve spiegare delle cose. Perché comunque è un intervento chirurgico praticamente. Vabbè, le VIP, le youtuber più VIP si rifanno la rinoplastica al naso, cosa che dovrei fare anche io, ma non lo farò mai perché ha un prezzo importante. Mentre Camilla si fa la lingua, e vi posso garantire che con il prezzo che mi ci faccio la lingua biforcuta mi ci farei due o tre fillerate, perché io 6 mesi fa, quando stavamo a Caldana e c'era Ax, mi volevo fare il filler alle labbra, avevo già preso l'appuntamento, ero già andata a parlare con lui, mi aveva già fatto vedere che avrebbe spruzzato il labbro di sopra specialmente, mentre tanti di voi me l'hanno detto, ah, Camilo voleva fare il filler, 200 almeno qui, 250 euro che ti dura 6 mesi. Però purtroppo poi ci sono state delle spese, quindi la casa, delle bollette molto alte, Aline in quel periodo non lavorava e quindi non l'ho potuta fare più, perché comunque era una spesa che era inutile, cioè era una cosa inutile. Tante di voi mi dicono che spendo, proprio per quello sto spendendo così tanto adesso, perché comunque noi poi quando torneremo troveremo una casa, troveremo un cucciolo, perché io voglio prendere un altro cucciolo. Stamani ho visto un video di Ax. Io ve lo giuro, bimbe, allora io ora comunque non riesco un attimino ad accettare meglio, ma quando lo vedo vi giuro mi piange il cuore, perché ti senti in colpa di tante cose. E poi, nonostante io veramente abbiamo fatto il possibile, tutto il periodo è stato con noi vivevamo per lui, cioè la nostra vita era in simbiosi sua. Cioè, lui era la cosa più importante. Però, purtroppo, non lo accetterai mai, perché comunque è come un figlio che non c'è più. E guardate, tante mi hanno chiesto di Ax, io ho cancellato i commenti, perché non ce la faccio a parlarne, perché poi un deficiente ha scritto un commento del tipo, sei fatto del malatax, spero che tu ne subisca le conseguenze. Io gli ho scritto, e lo ridico palesemente,
non d'azzardare mai più, perché giuro, fosse l'ultima cosa che faccio, vengo a cercarti e ti infilo un coltello nel petto. Questo è quello che gli ho detto. E non voglio assolutamente che nessuno si permetta di parlare del mio bambino, perché la sofferenza, nonostante sono passati 6 mesi, è ancora tanta, fa tanta. Comunque l'ho visto e meraviglioso, era meraviglioso il mio bambino, poi i primi tempi specialmente. Probabilmente abbiamo sbagliato tante cose, io lo so, però io non ho mai avuto un cane del genere, io non avevo mai adottato nessuno, ma tanti di voi me l'avevano detto. Guarda Ami, è un cane complicato, guarda. Nessuno me l'aveva, no, tutti me l'avevano detto, però vabbè, la storia è molto travagliata, ecco. Purtroppo se sapeste davvero tante cose forse capireste, ma non me la sento, ecco. Quindi comunque il nostro cucciolo bianco, perché poi c'è stato dei segni, veramente io non credo a queste cose, e quando sono successe questi segni, oddio, veramente dici, ma allora esiste, cioè, ma allora è vero che gli spiriti ci sono. Questo è, mi sta chiamando la mia nonna al cellulare della mia mamma, e adesso aspetto, perché comunque tanto poi la arriviamo a casa. Meno male qui il video continua ad andare, perché il mio si stoppa. Comunque vabbè, mi voglio fare pure un tatuaggio, anzi io vi vorrei chiedere un grande favore, specialmente a Desi, Desiree, le ragazze che fanno dei disegni, se potete andare su Instagram, guardare le foto di Axe e farmi un bel disegno, perché io mi voglio tatuare Axe sulla gamba. E c'è un babbo che fa guidare il bambino, ma il bambino tipo di 3 anni, cioè allucinante. Vabbè, e comunque c'è, cioè, sì, ti senti in colpa, però allo stesso tempo pensi ai momenti meravigliosi che hai passato, al bene che gli hai voluto, cioè, e dici, boh, forse la vita è anche questo, nel senso, la vita è tutto questo, specialmente adesso il mio babbo sta male, il babbo ci ha aiutato tanto, un Axe, e vabbè, comunque, non rimpiango niente, tornassi indietro lo riprenderei, e comunque questo è. Allora, io non accettavo neanche Ugo all'inizio, quindi per dirvi, no? Comunque vabbè, allora, ora non mi ricordo di cosa vi stavo parlando, comunque vi farò questo piccolo weekly vlog, vabbè, un vlog del fine settimana, non l'ho mai fatto, sabato e domenica, anche se di sabato c'è 3 minuti, poi vogliatemi bene lo stesso. e niente, adesso torniamo in casa, io e Parezio, e papà sta un po' meglio, ma comunque... purtroppo non vi dico cosa ha avuto, perché è immaginabile, ma il mio babbo è una persona molto riservata, quindi mi dispiacerebbe che se la potesse, non lo, magari non saprebbe, però mi dispiacerebbe se la potrebbe prendere, quindi ok, spero capiate. E niente, sono già 14 minuti, quindi vi saluto, casomai io e Panezio vi salutiamo, e in settimana spero che mi arrivi tutti questi gran pacchi che sto aspettando, così ve li faccio vedere, e stasera vi vorrei pure fare il LOL. Comunque dai, casomai poi riprendo un piccolo pezzo in città mentre andiamo a prendere questa paletta, ok? Love you. Allora, a parte c'ho la lingua lunghissima, guardate. Quindi se me la splitto. Allora, ci stiamo a preparare. Mio amore, mi sto preparando per andare in città, come vi avevo detto, però sono le 12, quindi andiamo adesso. Perché dobbiamo fare delle commissioni. E poi non ci ritorniamo stasera, quindi il mio weekly vlog finirà qua. Allora, vi volevo far vedere la cosa più bella che c'è al mondo. Guardate cosa ho qua, eh. Allora, a parte che ho il capezzolo morto, questo che vedete è un reggiseno. Questo, e vediamo se riesco a farvelo vedere da dietro. Eccolo qua, lo vedete? A parte c'è il mio naso chilometrico. Eccolo, vedete?
Allora, è un reggiseno fatto in questo modo, praticamente. Vabbè, ve lo faccio vedere, tanto è un reggiseno, nel senso. Così, se lo Salin mi uccide, vi ho fatto vedere il reggiseno così. E dietro è legato in quel modo. L'ho preso ieri alla Tezenis. Non guarderò mai il pannello. La confusione che c'è in casa non ci fate caso, perché comunque hanno due persone in casa in più. I miei vestiti, nonostante sia un decimo dei miei vestiti, non sappiamo più dove buttarli. Allora, l'ho preso alla Tezenis per o 16 o 19 euro. E nini, cioè, è fantastico. Perché volevo un reggiseno legato particolarmente, perché avete visto, io me le ho tutti i miei reggiseni particolari. Vado dalla donnina e gli dico: senti, scusa, c'avete mica i reggiseni legati dietro? No, non ce l'abbiamo. E io questo l'avevo trovato, cioè ti voglio dire, se ti dico le legature, va bene legate dietro. Questo comunque, la legatura dietro, anche se non è incrociata, però è una legatura comunque particolare, no? Quindi, vabbè. Allora, mi do una truccata veloce così, poi vi faccio vedere una cosa, perché mi voglio mettere un lip che mi stacco sempre, un lip che mi ispira particolarmente, e poi ve lo mostrerò. E basta, dai. Adesso poi vi faccio il pezzettino, così vi dico pure la marca che voglio comprare nella palettina, e love you. Il problema, altro problema, non avendo Instagram, tante di voi mi hanno chiesto Instagram, io bimbe Instagram purtroppo non lo posso momentaneamente avere. Perché? Perché l'avevo salvato con una mail che non sono... devo praticamente... il mio vecchio numero di telefono non c'è più, come non c'è più la mail a questo punto, e non mi ricordo... questo si è rotto, cioè si è interrotto da solo stavolta, non so quindi come ripristinare la password e tutto, perché rifarlo da capo mi scoccerebbe, perché domani è lunedì che vengo a Lucca, ve lo dovevo dire tramite Instagram, era l'unico modo per dirvelo velocemente, quindi se verrò a Lucca senza dirvelo mi dispiace, ma tanto se poi me la splitto tornerò. Ultima cosa, abbiate pazienza, ma ho scaricato questo sito, questa app Filmora, per attaccare vari cosi. Se purtroppo vi dà il coso Filmora, io non sto facendo pubblicità occulta a Filmora, ma devo ancora imparare ad utilizzarlo, quindi mi preparo. Allora, eccomi qua, mi sono truccata ed è il trucco che preferisco, quindi leggero, che sono una diva delle dive. Allora, vi faccio vedere una cosa, che poi ve la faccerò vedere, ve la farò vedere nell'haul. Allora, la marca che voglio andare a comprare, la palette si chiama Lotti, che io, pensate come ero arrivata, ancora non sapevo neanche c'era. Allora, cosa vedete qua? Allora, non so se vedete le handjuanze. Questo è un ombretto dell'ultima collezione della Wycombe, che vi farò vedere, ed è un io l'ho preso come illuminante perché c'ha le handjuanze blu. E ieri sono passata dalla Wycombe ed ho preso this, ed è un lip nuovo. Allora, questo lip l'ho preso perché, allora, è questo, che sembra grigio, ed è il numero 69. Però a vederlo sulle labbra sembra molto vanguard, come piaceva a me. Adesso me lo do, facciamo tipo una prova comunque anche con lui, per vedere quanto regge. E dare più passate comunque bisogna darle, perché ha più concentration. Andiamo con la luce. Ok. Allora no, non lo devo dare così, eh. Hanno un odore paradisiaco. Comunque aspettate, me lo do e ve lo faccio vedere. Allora, questo è avendo dato parecchie parecchie passate. Adesso lo facciamo seccare. E comunque sì, è un grigio, però non come... io ho due grigi qua purtroppo, perché gli altri non ce l'ho, non come Smashbox e né Elia Girl, comunque sono grigi.
Smashbox, niente da dire, vorrei comprare il Lilla. Comunque, mi do un po' di blush, che però ultimamente amo quello che vi ho fatto vedere, ma mi piace un sacco i marroni. Purtroppo i marroni non rendono, io non capisco perché. Allora, a parte questa scrive un cacchio. Allora, ho dei video da fare, che appena saprete cosa morirete, io lo so. Ah, qui c'è venuto pure. Ok. Vi do una grandissima... come si dice? Non mi ricordo. Una grandissima responsabilità. Allora, mi devo arrivare un pacco, che poi vi farò vedere. Mi sto dando la pazza, cioè, lo so. Mi deve arrivare un pacco. Io e il mio baby dobbiamo... Chi è? Sì. È mio cugino. C'è la risposta che devo fare. Ah, è di ieri sera, baby. Allora... Perché, il mio telefono manda messaggi. Vabbè, poi vi farò vedere pure l'applicazione, bellina. E vi darò una grande responsabilità. Cioè, vi farò scegliere dove fare... Bene, lo reggi. Dove fare... Ah, mo, mi hanno detto tutti che devi rimanere più nei video. Oh, ti sto riprendendo, eh. No. Questa è la mia mamma, invece. Saluta, fatti vedere che nessuno l'ha mai visto. Anche io devo fare capriole. Sì, anche volendo. Vi darò una grande responsabilità. Vi chiederò dove farmi i microderma. Allora, io me li voglio far qua. Se trovate un posto che mi sconfinfera particolarmente, mamma, guarda quanto è bello, eh? Un posto che mi sconfinfera particolarmente, me lo farò, ok? E comunque da Lin, il mio angelo bello che mi avete detto di farlo venire più spesso nei video. Oh. Farla venire più spesso nei video. Sì, te l'ho anche detto stamani. Cercherò di... Allora, si è seccato. Guardate che bello. Ve lo faccio vedere la luce. Oh yeah. Sono un cadavere. Io quando non mi do la sabbronzante sono un cazzo di cadavere. Non mi sono già scordata. Comunque vi farò quel... ad Aline gli facciamo questo dietro il collo come microderma e ve lo riprendiamo, ok? Scrivendo tutte le varie cose, io non, e lui non siamo dei piercer, bibubba. Quindi, mo vi saluto perché ho detto una brancata di cavolate, perché io non devo usare più troppe parolacce. Vi mando un bacio e ci vediamo fra poco quando andiamo a comprare la Lotti. Oh. Eccoci! Allora, siamo venuti in città per fare il giretto che vi avevo detto. C'ho pure qua, mi sono data sta chiazza nera, boh. Amo. Ecco Ugo sulle scale mobili. Ugo! Ugo! Che fai sulle scale mobili? Naturalmente mi si è bloccato tutto e chiaramente il cane non può essere portato sulle scale mobili, ma noi ce ne sbattiamo e ce lo portiamo lo stesso. Perché noi siamo dei delinquenti, no? Dei bad boy. Perché portiamo il cane sulle scale mobili. Amore, aspettami, dai che ti prendo pure a te. No, no. Ovvio, ora stamani è lezzo, guardalo che. Oh! Stamani è lezzo, ogni si sta vicino, guarda. Beh. Vabbè, dai, vi riprendo fra pochino. Vabbè, vi volevo far vedere anche il golfino che ci ho su pagato 10 euro al mercato. Se riesco, grazie. Che è lungo, vedete? 10 euro al mercato ed è fantastico perché è grandissimo, cioè nel senso parabestia. Io oggi non ho il giacchetto ed ho questo... Ah, mi sono imbullonata tutta naturalmente. Beh, mi sono il rombo e non mi ha detto che è un rombo. Allora, il lip della Hio... Sì, ciao, Cami. Guarda il cavolo di pallino. Il lip della Wycon, dammi il okay. Lip della Wycon regge a padella. Oh. Vedete il coso sbiancante ha fatto il suo effetto. Amo, ciao. Comunque mi hanno detto di fare più video con te, eh. Quindi
Allora, il clip della Wifi sta reggendo tantissimo e se lo volete sapere, quant'è che siamo usciti mezz'ora? Ho già fumato 20 sigarette così, no? Allora, a quest'ora il nostro amico Dior se ne sarebbe già andato. Io non ho veramente parole di aver pagato 33 euro un lip della Dior. Ecco, allora, queste cose mi fanno imbestialire. Io ho visto il nostro lip della Dior tramite la nostra Erichioba, ok? Che gli ha fatto, un video sulle tinte. Quello che vi avevo detto, avevo visto. Allora, benedetto iddio, ok? Allora, o vuol dire che te la tinta non te la sei provata neanche, quindi hai provato il colore, ok? O altrimenti vuol dire che la Dior ti ha pagato per fare... Amo, mi devo sistemare i capelli. Altrimenti vuol dire che la Dior ti ha pagato per fare il video e te stai dicendo soltanto, porca troia, i miei occhiali bellissimi da 5 euro, stai dicendo una marea di fregnate. Allora... questa è la cosa che mi ha dato più fastidio di tutti. E anche lui me l'ha detto, mi ha detto, ma che cazzo? Perché abbiamo pagato un cacchio di lip 33 euro, se ne abbiamo spese 66, perché comunque ne abbiamo presi due. Abbiamo speso quasi 70 euro in dei lip che, ragazzi, cioè, fanno schifo. Non reggano niente. Cioè, allora, ora mi devo provare l'altro. Le devi far asciugare col fono. Ora devo provare l'altro, il marrone, che fra parentesi è quello che amo di più e mi piace di più il colore, scarica da morire, il che vuol dire che adesso avevo fumato... Allora, sono talmente morbidi secondo me, che anche se si seccano la morbidezza rimane. Quindi quando ti fumi, già quello te lo fa andare via. Guarda, questo comunque è qui e l'ho pagato 6,90 euro. Mentre quello costa 33 euro... E ragazzi, ok? Quindi questa cosa a me mi fa non incazzare di più, perché veramente questo vuol dire che sei una stronza. La gente guarda i video per sapere com'è un prodotto e te mi fai spendere 70 euro di roba da buttare nel cesso. A me che cazzo me ne frega se la Dior è la Dior? Cioè, ora gli farò un video alla Dior dove le offendo, perché se lo meritano. Comunque, adesso c'è quel canino favoloso che sembra... uno sciuscio. Va bene, dai, ci vediamo dopo quando vado a comprare la palette della Lotte. Non ce potete credere, non ce potete credere. Guardate laggiù. Qua, qua, qua. L'OVS la mattina è chiusa. Magari a pranzo. Allora, hanno detto apre il pomeriggio. Quindi io e mio amore siamo passati a Gardenia a salutare quelle bimbe. E ripasseremo nel pomeriggio. C'è questo cane, è troppo bello. Mi raccomando, Ugo. Ugo, mi raccomando. Ugo. Eh no, però in questo caso sono stati un po' tutte e due, eh. Cioè, mi sto uccidendo. Scusatemi, ma avevamo trovato un cane che era la fine del mondo. Quindi siamo andate alla Gardenia perché l'OVS era chiusa. E ci si va oggi pomeriggio, vediamo, altrimenti ci andiamo domattina. Ed ho preso, visto che tutte avete detto erano tanto buoni, il matte della Rimmel. Siccome i colori sono visti, rivisti, vomitati e rivomitati, questo era quello che mi sembrava. Allora, guardate un po', il lip della Wyhon non si è mosso. Quindi forza e coraggio, dopo aprile viene maggio, mo andiamo a casa. E niente, vi mando un bacione, ci vediamo più tardi, fate bravi.